Siamo al Salone di Monaco 2021 e siamo allo stand Hyundai, dove è finita da poco la conferenza stampa in cui il marchio coreano ha annunciato diverse novità molto importanti per il suo futuro. La prima che dal 2045 diventerà carbon neutral. Per raggiungere questo obiettivo, Hyundai poggerà la sua strategia su tre pilastri. Il primo, nuove piattaforme di mobilità come gli eVTLO, i famosi velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale di cui abbiamo discusso molto negli ultimi tempi e secondo alcuni saranno la nuova forma di mobilità urbana. Abbiamo poi anche l'energia verde, l'idrogeno verde in particolare, il vehicle to grid e l'alimentazione dei suoi stabilimenti con energia rinnovabile e poi ovviamente anche la mobilità elettrica. In particolare per quanto riguarda l'Europa, dal 2035 Hyundai conta di commercializzare solamente veicoli elettrificati, in particolare veicoli 100% elettrici e fuel cell. E parlando proprio dell'elettrificazione, qua a destra abbiamo la IONIQ 5 in versione robotaxi realizzata con Motional. Ci sono oltre 30 sensori tra radar, LIDAR e telecamere che permetteranno la guida autonoma di livello 4. Un veicolo che, grazie a una partnership con Lyft, fornirà un servizio di trasporto passeggeri in alcuni paesi stati americani dal 2023. L'obiettivo ovviamente è quello di espandere questo servizio anche in altri paesi americani e poi chissà forse anche globalmente. Qui dietro invece abbiamo un'altra auto molto interessante che è un concept presentato lo scorso anno, che è la Prophecy. Interessante perché il prossimo veicolo elettrico di Hyundai sarà basato su questo concept, siccome si chiamerà IONIQ 6. Arriverà il prossimo anno. Quindi il design e i contenuti saranno ispirati da questa vettura che vedete qui alle mie spalle. Per quanto riguarda la IONIQ 5 realizzata con Motional, è interessante notare anche che all'interno sono state effettuate delle modifiche per permettere alle persone, anzi ai futuri clienti del servizio offerto da Lyft, di interagire con il veicolo attraverso una serie di schermi. Potranno durante il tragitto modificare la richiesta del loro viaggio per potersi fermare prima o per effettuare ulteriori soste. Il servizio partirà dal 2023 e ovviamente l'evoluzione della piattaforma la seguiremo nel corso del tempo perché saranno previsti ulteriori annunci nel corso dei prossimi mesi.